No, mi sento principalmente di fare grandissimi complimenti a questi ragazzi che credo che stasera abbiano fatto qualcosa di importante in una cattedrale del calcio per quanto ci riguarda. Quindi bravi, bravi perché hanno avuto uno spirito da leoni, da guerrieri e quindi il mio applauso va solo ed esclusivamente a loro, perché siamo in un momento della stagione per noi delicato, dove eravamo anche un po' preoccupati, anzi ero un po' preoccupato ad essere sincero, soprattutto per le condizioni fisiche. Abbiamo accumulato tantissimo lavoro, siamo arrivati proprio stanchi, stanchi, stanchi. Abbiamo sopperito con la testa per lunghi tratti, poi alla fine inevitabilmente siamo un po' calati. Sì, il ragazzo è con noi da 3 giorni, purtroppo ha fatto una preparazione a parte, non è ancora in grandissima condizione, poi era giusto far giocare quelli che hanno fatto un lavoro un po' diverso. È un ragazzo che ha grandissime qualità, è ovvio che insomma, a inizio agosto un ragazzo come lui che strappa così diventa importante nei finali di gara. Ho visto due squadre comunque entrambe stanche. E poi chiaramente lui è un ragazzo che ha tanta energia, l'ha portata, ha fatto un grandissimo gol, è entrato con l'atteggiamento giusto, con la testa di uno che ha fame vera e quindi ha fatto benissimo. Sì, è stata di nuovo un'altra prestazione contro una squadra di due categorie superiore, più avanti, più vecchia, con dei valori chiaramente diversi. È una prestazione che noi ci portiamo a casa e deve insegnarci molto. Adesso noi recupereremo un attimo, faremo le nostre partite che seguiranno e dobbiamo presentarci al 1° settembre con la bava alla bocca perché quello che vogliamo poi forte è quello, ma vedo grandissimi segnali, poi sono ragazzi che stanno pedalando, stanno avendo una cultura del lavoro ampia e per l'allenatore diventa più facile.